amici di Motore Online, siamo all'autodromo di Misano, intitolato al compianto Marco Simoncelli, per presentarvi quella che è un'iniziativa all'anno zero. Si tratta di una accademia di guida dedicata a chi voglia imparare o implementare, migliorare nella guida in pista, che è lanciata e quindi gestita da Aprilia, con un palmarès di 54 titoli mondiali. Si presenta come uno dei soggetti più interessanti in questo, tra virgolette, chiamiamolo mercato dedicato agli appassionati. Le vedete alle mie spalle, abbiamo a disposizione delle bellissime RS V4 RF Modello VR 2017, moto che abbiamo di recente testato in pista, su cui ci apprestiamo a risalire oggi, appunto per una giornata di corso che dovrebbe basarsi su 5 turni. Vi racconteremo questa esperienza dandovi i dettagli e le peculiarità di quello che è un corso che ha delle peculiarità, appunto delle caratteristiche molto particolari. Un matrimonio che arriva dopo 3 anni di fidanzamento, quello tra Aprilia e Special Bike, che aggiunge un importante tassello al quadro, affiancando alle sessioni di test ride, organizzate appunto da alcuni anni, una nuova e molto interessante iniziativa, che completa una politica di vicinanza con l'amatore. Nessuno nasce pilota e debuttare in pista senza un'opportuna formazione sarebbe pericoloso per sé e per gli altri. Purtroppo questo non è chiaro in tutta Italia, ma negli ultimi anni, per fortuna, il fenomeno che ha portato ad un maggiore interesse per le sessioni di test ride in pista è stato accompagnato dalla nascita di svariate scuole. Di certo tra le migliori possiamo annoverare quelle che sono legate ufficialmente alle case motociclistiche, proprio anche per ragioni di carattere economico. Lo dimostra l'iniziativa di Aprilia, nella quale è anche possibile provare una delle 15 RSV4 RF a disposizione per 2 turni in circuiti rinomati in cui fanno tappa ai campionati del mondo Superbike e MotoGP al prezzo irrisorio di 70 euro. È evidente che il tutto sia finalizzato ad avvicinare i clienti attuali e potenziali al brand di Noale, facendoli innamorare di queste magnifiche moto grazie all'opportunità di poterle provare nel loro habitat ideale. Base, Pro e Race, questi sono i 3 corsi tra cui poter scegliere. Il primo si pone come riferimento per chi si ha le prime esperienze in pista, ma anche per chi ci vada di rado e voglia allenarsi e affinarsi, imparando magari a lavorare in sella nel modo corretto, ottimizzando quanto già conosce. Il corso Pro è rivolto a chi sia più esperto e voglia iniziare a fare un lavoro che porti a migliorare le proprie capacità e di conseguenza ad abbassare il tempo sul giro. Mentre il corso Race è più tecnico, rivolto a coloro che abbiano un'esperienza importante e che desiderino fare un salto di livello, conoscendo meglio la tecnica sia di setup della moto che di preparazione fisica e molto alto. Qui il tempo sul giro diventa elemento centrale, mentre dei 3 è l'unico corso che è aperto ai soli possessori di una Aprilia. Fino a qui vi abbiamo illustrato un'iniziativa ben studiata e curata, ma simile ad altre proposte che si possono trovare sul mercato. Le peculiarità della BRS Academy arrivano da un approccio diverso da tutta l'attuale concorrenza, sia per un livello di professionalità molto elevato che per una visione realmente a 360 gradi. Il primo aspetto è evidente sin dalla scelta dei tracciati, circuiti di caratura mondiale come Misano e Mugello per il 2017, con la prospettiva di aprire nel 2018 ad Imola. Oltretutto in utilizzo esclusivo con pista dedicata alla B-Racer. Oltre alla professionalità, all'assistenza e all'accoglienza che si trovano in pista, per la prima volta abbiamo avuto modo di essere supportati da tecnici per scoprire ogni dettaglio della moto che andremo a guidare e di esperti anche della preparazione fisica, con la possibilità di avere un consulto di un fisioterapista pronto ad intervenire sul corpo degli allievi, come nel nostro caso, per alleviare un dolore o semplicemente per rimediare ai problemi legati alla stanchezza. Il pacchetto include davvero tutto quello a cui si possa pensare, dal pranzo allo spazio riservato alla propria moto all'interno dei box, dalla copertura assicurativa in caso di pioggia, ma non manca nemmeno lo sconto per i clienti Aprilia che abbiano regolarmente registrato la loro moto al B-Racer Club, a cui è riservato un 10% di vantaggio su tutti i corsi. Abbiamo partecipato ad una sessione del corso base, che comincia, come è corretto che sia, con una parte teorica,
che parte dal raccontare la filosofia del corso, che non è tanto quella di abbassare il tempo sul giro, ma di raggiungere una idonea preparazione fisica, tecnica e di setup del mezzo. Inutile dirvi che la conseguenza diretta di tutto questo si traduce nell'ottenere un miglior riscontro cronometrico, ma non deve essere l'obiettivo di partenza, bensì un positivo effetto collaterale della cura. Lo scopo principale è infatti quello di guidare in sicurezza e senza stancarsi più di quanto serva. Per coloro che lo desiderino, il corso può iniziare addirittura anche la sera prima, con un primo incontro con tecnici e fisioterapista, in modo da arrivare già con una prima preparazione. Dopo la teoria si guida e molto, parliamo di 5 turni, più un sesto per provare la RSV4RF, anche perché al corso si può partecipare, come detto, con qualsiasi moto, solo il corso race è infatti riservato ai possessori di una Aprilia. Tra una sessione di guida e l'altra c'è il tempo per recuperare le forze, ma soprattutto per avere le indicazioni dell'istruttore che riguardano aspetti tecnici legati alla guida, alla posizione da tenere e altri dettagli, che per un pilota esperto diventeranno automatismi, ma che invece non lo sono affatto inizialmente. Oltre alle informazioni colte dagli istruttori che osservano gli allievi per capire dove sia opportuno intervenire per correggere e migliorare la tecnica di guida, una parte fondamentale ce l'ha la tecnologia, grazie alle action cam montate sulle moto degli istruttori che permettono di guardare ed analizzare anche con dei fermi immagini, rivedendo più volte alcuni passaggi, cosa che rende più facile capire i dettagli sia per gli istruttori che per gli allievi, mostrando loro dall'esterno quanto hanno fatto in sella la moto. Abbiamo fatto 4 dei 5 turni e devo dire che in effetti è una giornata davvero davvero molto molto interessante, anche perché chi come il sottoscritto non è un pistaiolo, non è abituato a stare in pista 10 volte o più all'anno, ha potuto confrontarsi con la pista però in totale sicurezza, quindi senza troppi altri motociclisti diciamo sul tracciato, sul circuito, soprattutto con degli istruttori che seguono passo passo e sono, diciamo, danno dei feedback in diretta che consentono di migliorarsi un turno con l'altro e di arrivare davvero ad avere delle soddisfazioni importanti, perché comunque ci si riesce a correggere, a migliorare. Poi ovviamente il margine per andare a migliorare, a salire e di conseguenza anche ad abbattere il tempo sul giro, il margine è veramente tantissimo, però al momento quello che possiamo dirvi è che davvero è un corso che per chiunque, quindi da qualsiasi livello si parta, consente di andare a implementare, a migliorare le proprie capacità. I miglioramenti arrivano per tutti, via via che passiamo da un turno all'altro mettiamo in pratica quanto ci viene spiegato nei briefing con gli istruttori, con risultati davvero eclatanti. Le linee iniziano ad essere vicine a quelle ottimali, le velocità aumentano ed il divertimento e la soddisfazione di riuscire a mettere in pratica gli insegnamenti sono impagabili. Non ultimo abbiamo appreso il significato di gestire la stanchezza, cosa fondamentale in chiave sicurezza. Noi, tanto per fare un esempio, abbiamo concluso un giro con una staccata a ruota posteriore alzata da terra, vuoi per utilizzo della modalità race sulla RSV4RF che stavamo guidando, che esclude l'antiribaltamento e l'ABS di tipo cornering, ma soprattutto perché non abbiamo trasferito il carico sulle pedane, finendo quindi per spostare il peso del nostro corpo tutto sull'asse anteriore. Questo, oltre che a faticare gli avambracci, si ripercuote sulla moto con il sollevamento della ruota posteriore. Constatato che i 5 turni per noi erano il livello massimo per la preparazione fisica che avevamo, abbiamo preferito rinunciare all'ultima sessione, preferendo appunto un trattamento dal fisioterapista che ha sicuramente evitato una parte dei dolori muscolari con cui è normale finire una giornata così intensa. Ovviamente uno degli aspetti che tutti guardano è la parte economica. Per il corso base il prezzo è di 690 euro, saliamo a 750 per il pro, mentre il più evoluto race track, che dura una giornata e mezza anziché una come i primi due, con il supporto di un pilota professionista, il costo previsto è di 1600 euro. Tanti? A nostro avviso no. Anche perché, valutando tutto quello che viene offerto, in primo luogo un circuito da campionato mondiale in uso esclusivo, ma anche i tanti elementi che vi abbiamo descritto, raffrontandoli con i costi di una giornata in pista affrontata in autonomia, non siamo per nulla molto lontani, anzi.
Ci preme, soprattutto per il corso base, ricordare a tutti quanto sia importante approcciarsi alla pista nel modo giusto, con la dovuta preparazione ed il supporto di seri professionisti, questo sia per la propria sicurezza che per quella altrui, ma anche per potersi divertire raccogliendo tutte le soddisfazioni che la pista può regalarvi. In questo, per quanto abbiamo potuto scoprire in questa giornata, la BRacer Academy si pone come riferimento assoluto per supportare tutti coloro che abbiano l'intenzione di godersi al meglio una moto super sportiva in circuito. Alla fine di questo corso ci portiamo a casa, a parte l'attestato di partecipazione, sicuramente un'esperienza molto valida. Ci sono aspetti che gli istruttori hanno individuato su cui lavorare, su cui migliorare, ma ci portiamo a casa anche, diciamo, un approccio diverso a un tema, quello appunto dei corsi in pista, un approccio molto professionale, con un corso con un rapporto massimo tra allievi e istruttori di 1 a 4, nel nostro caso eravamo in 3 con un istruttore a seguirci, ma ci portiamo a casa anche un approccio veramente a 360 gradi, perché la nostra giornata si è conclusa con un massaggio, quindi con un fisioterapista che ha posto rimedio, diciamo, speriamo, ve lo diremo poi nei prossimi giorni, ai possibili problemi di lavorare con una parte della muscolatura che non è abitualmente utilizzata, e sicuramente queste 6 date, ricordiamo che il calendario 2017 si chiude con la data dell'8 giugno al Mugello, queste 6 date saranno replicate, probabilmente anche aumentate il prossimo anno, perché questo prodotto di Aprilia, questa B-Racer Academy, ci sembra veramente molto interessante.